Io devo innanzitutto grazie per essere presenti. Io come rappresentante anti Como porto il saluto, però purtroppo devo così dare la notizia che sostituisco il presidente in questo caso, perché purtroppo è deceduta la sua mamma ieri sera, per cui oggi non può essere presente. Quindi vi ringrazio tutti, io ringrazio le autorità, ringrazio il signor sindaco, ringrazio l'assessore Cavadini, ringrazio il comandante della Guardia di Finanza che è presente. Prima di dare la parola volevo comunque dire rispetto a questo convegno l'importanza che ha poi il passaggio finale. Oltre agli interventi di questa mattina avremo poi la visita al Monumento alla Resistenza Europea con una deposizione di corona. Purtroppo il tempo non ci permette di concludere in quel luogo il convegno che era già stato programmato. Di conseguenza lo faremo tutto quello che c'è da fare qui come interventi degli oratori e poi passeremo al Monumento alla Resistenza Europea. Grazie per essere presenti ancora e do la parola al coordinatore, il presidente Montagna. Sì, grazie. Mi unisco ai ringraziamenti del nostro compagno di Como, aggiungo i ringraziamenti rinnovati perché ieri eravamo a Milano e già abbiamo ringraziato, ma mi sembra doveroso rifarlo. Oltre che naturalmente all'amministrazione, al sindaco di Como, anche al Parlamento europeo e anche alla Regione Lombardia che ci ha sostenuti, oltre naturalmente alla sezione ANPI di Como che ha prodotto lo sforzo per finire il convegno che è iniziato ieri a Milano qui da noi. Grazie ai nostri prestigiosi relatori che certamente arricchiranno le cose che già abbiamo sentito ieri, quindi a Raffaele Mantegazza dell'Università di Milano, a Bertina Soliani, senatrice della Repubblica, a Fabio Cani, storico, e forse soprattutto ad Angel Martinez, vicepresidente del Parlamento europeo, per cui vorrei un applauso particolare. Anche Martinez, più che un uomo, è una leggenda. E ieri ho sentito un po', poi gli daremo modo di rendere una testimonianza al di là della chiusura, perché certamente è un amico della libertà, un uomo, come ho detto, leggenda, un punto di riferimento e un esempio per tutti quelli che hanno ancora voglia di battersi per un grande ideale che per noi appunto è questa Europa antifascista, unita e sociale. Prima di dare la parola al sindaco, perché porti il suo saluto, dirò due cose
molto velocemente su il senso di questa operazione culturale, soprattutto questo recupero del tema dell'antifascismo. Ieri abbiamo parlato dell'Europa sotto molti punti di vista, delle conquiste dell'Europa e anche dei punti di arresto e anche dei pericoli, gli euroscettici, eccetera. E c'è una questione di fondo che interessa molti, ma soprattutto forse noi italiani, ed è questa: la convinzione di molti, io li chiamo gli afascisti, ci sono i fascisti, ci sono gli antifascisti, e poi c'è questa massa grigia degli afascisti che non sa, non vuole sapere, non si ricorda, ma anche loro erano in buona fede, ma il fascismo è stata una dittatura buona, tutte queste storie qua. E questo è un punto di enorme fragilità della nostra democrazia. Noi italiani non abbiamo fatto mai i conti veri con il fascismo, che è stato un fenomeno di massa, ci piaccia o non ci piaccia saperlo. Noi abbiamo delle responsabilità enormi, il nazismo ha fatto anche peggio di noi, ma qui è nato il fascismo, il mostro l'abbiamo creato noi, l'abbiamo alimentato noi. Il fascismo in Italia ha fatto cose orribili, altro che dittatura blanda, in Italia e anche fuori d'Italia, per esempio anche in Spagna. E noi, assolvendo in qualche modo il fascismo, assolviamo noi stessi, perché siamo stati fascisti di massa. Questa operazione di rimozione dovrebbe in qualche modo farci vergognare. Noi dovremmo portare per generazioni la responsabilità del fatto che questo mostro è nato qua e che per uccidere questo mostro non sono morti solo i partigiani, gli italiani antifascisti, ma sono morti giovani che venivano da lande e da terre senza nessuna responsabilità. Venivano dagli Stati Uniti, dalla Nuova Zelanda, dal Brasile, tutti venuti a morire qui per uccidere il mostro che noi abbiamo creato e che, dopo Salò, una parte di noi ancora ha insistito nel difendere. Se non prendiamo coscienza di queste nostre enormi responsabilità e non riusciamo a capire perché è successo questo, e difficilmente riusciremo ad avere le antenne per capire se questa cosa, che questa cosa possa risuccedere, è scontato, non c'è mai niente di definitivo nella storia, ma di percepire i segnali di questa cosa. Il degrado civile, morale e culturale che noi abbiamo subito negli ultimi 20 anni certamente non ci aiuta, certamente non ci aiuta. Il fascismo di sempre è dentro di noi, nella pancia di ciascuno di noi, è la parte nera non cresciuta che noi abbiamo dentro, la giungla e la caverna da cui veniamo, da poco tempo ne siamo usciti, quindi gli istinti primordiali che sono l'assalto e la fuga, l'aggressività e la paura, queste cose le abbiamo dentro. E quando emergono? Emergono soprattutto in periodi di crisi, in cui la paura è forte, e in cui la tentazione di ridiventare bambini e di consegnare il nostro destino all'uomo che pensa per tutti, a quello che ci risolve i problemi, è forte. E allora il populismo, allora la demagogia, allora, come dire, il coltivare l'odio e la paura. E questa purtroppo è un'epoca di questo genere, perché come Hitler e Mussolini si sono abbassi della crisi del capitalismo, oggi abbiamo la globalizzazione, e la globalizzazione è un'opportunità, ma è anche generatrice di paure ancestrali, perché le formazioni neofasciste e neonaziste insistono sul no all'Islam, no ai bosniaci, no a questo, no a quell'altro. E perché, giocando su questa paura, cercano di rispondere con delle categorie semplici. Le dittature richiedono non solo psicologie infantili, ma anche apparati culturali e intellettuali rudimentali, perché su questi il messaggio semplicistico "mandiamo via tutti e staremo meglio" passa. Bene, non voglio farla troppo lunga, però su queste questioni bisogna che ANPI soprattutto ritorni, che discuta con questi milioni di afascisti di cui parlavo prima, perché se ci sono degli equivoci di fondo, difficilmente questo paese diventerà
una democrazia, come dire, rasserenante, perché se noi invece di cittadini, quindi portatori di doveri e di diritti, abbiamo sudditi e clienti, e abbiamo già gente che non si accorge nemmeno che arriva il fascismo, non cambia nulla per questa gente. Quindi dobbiamo preoccuparci molto. Oggi, qui, da noi, qui si parlerà, appunto nella seconda parte del convegno, di queste nubi nere che si addensano sull'Europa, relative appunto ai giovani che, come dire, aderiscono a formazioni neofasciste e neonaziste, a tutto quello che potrebbe essere, per ora non è, di come dire, una rete europea di antifascisti, perché se è vero che l'Europa è ormai una dimensione minima per dare risposta a moltissimi problemi, e se la politica non dà risposta ai problemi risulta inutile, e quando la politica risulta inutile la soluzione autoritaria è molto più facile, è anche vero che diciamo, i progressisti in generale, i sindacati europei, le associazioni antifasciste europee per ora non hanno assolutamente una dimensione europea. Quindi bisogna anche costruire degli apparati per cui quando in Slovacchia, quando in Lettonia premiano le camicie, le SS lettoni, quando in Ungheria stanno eliminando tutte le libertà nella indifferenza dei burocrati europei, perché ancora non si è intervenuti per dire stop al governo ungherese perché stai uscendo dai parametri di chi deve, può stare in Europa. E quando succede tutto questo bisognerebbe che ci fosse una risposta europea di reazione, perché lo vediamo in Italia, succedono le cose più orribili, ma se c'è qualcuno che reagisce e pone la questione, anche le autorità sono costrette a fare i conti con le loro responsabilità, perché qua, lo sapete, non si è mai fatto una epurazione dei fascisti all'interno dello Stato. Il capo della polizia fascista di Mussolini è rimasto il capo della polizia fascista repubblicana, e così via. Ecco, se noi non costruiamo una rete di questo genere, naturalmente saremo più deboli, e formeremo meno cittadini, avremo più sudditi clienti, avremo più bambini che vogliono il papà, e naturalmente questo può aprire come dire, la possibilità a scenari orribili che non vorremmo mai più che fossero i nostri. Bene, l'ho fatta fin troppo lunga. Adesso, prima di dare la parola al professor Mantegazza, che tra l'altro gentilissimamente ha accettato di venire, ma poi ha un altro impegno, chiederei al sindaco di portarci il suo saluto. Grazie. Molto rapidamente, però mi sembra bello e ci tengo a portarvi davvero il saluto della città. Ringrazio l'ANPI e ringrazio i relatori che sono intervenuti, perché ci danno un'importante occasione di approfondimento, di riflessione. Abbiamo l'esigenza di recuperare, tenere vivi quegli anticorpi che si sono generati ormai tanti anni fa, ma che hanno portato, con il sacrificio di tante persone, alla sconfitta delle dittature nazifasciste e all'apertura di un periodo nuovo, ricco di speranze e di recupero della dignità dell'uomo e della persona. È vero, è un momento di crisi, però nei momenti di crisi la storia ci insegna, spesso si aprono due strade. Abbiamo due strade davanti. Abbiamo quella di rinchiuderci nella tutela dei piccoli interessi del singolo individuo, alimentare le paure che derivano dal confronto con gli altri, con l'altro da noi, ma abbiamo anche un'altra strada, abbiamo la strada del sentirci vicini, del costruire insieme una società e un'Europa davvero fatta e costruita per le persone, un'Europa fondata sulla libertà vera, che nasce dal riconoscimento della dignità delle persone e dalla responsabilità. E quindi credo che
è questa la strada che dobbiamo tutti impegnarci a perseguire, e occasioni come queste sono importanti per tenere viva questa esigenza importante per il nostro futuro. Grazie mille, grazie. E darei quindi la parola ora a Raffaele Mantegazza, che svolgerà una relazione su questo tema: come ti rendono nazista, l'approccio ai giovani delle formazioni nazifasciste. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, grazie ad Anbi per questo invito. Io devo chiedere scusa in anticipo se dovrò assentarmi prima della fine del convegno, è sempre una cosa molto maleducata da fare, però purtroppo per fortuna ho un altro impegno sempre con Anbi nelle Marche. Questa sera ci sarà un convegno un po' come questo a Fano, è sempre organizzato da Anbi, una giornata che dedico molto volentieri a queste riflessioni, a questioni di treni e di famiglia. Devo scappare un po' prima. Allora, la domanda è: come mai tanti giovani aderiscono alle formazioni neonaziste e neofasciste? Prese nel loro complesso, non facciamo tante distinzioni tra Casa Paolo e Forza Nuova, insomma, aderiscono a questa galassia. Viene in mente una poesia di Bertolt Brecht. Brecht dice: a un certo punto Hitler guarda i giovani e dice: guarda che belli i giovani della Germania, questi sicuramente quando cresceranno saranno tutti nazisti. Tutti questi giovani, io sono sicuro che il nazismo non crollerà mai, perché entreranno grandi e saranno dalla mia parte. E Brecht dice: quando l'imbianchino guarda i giovani, è come quando uno d'inverno esce, guarda una collina coperta di neve e dice: che bello, quest'estate starò sicuramente al fresco con tutta questa neve. Ecco, Brecht è un po' ottimista. La metafora è molto bella, dice: no, l'estate la neve non c'è più, si scioglie, no? E invece purtroppo sia il nazismo sia il neonazismo la neve se la tengono, e i giovani si ritengono ben stretti, li fanno crescere, e da grandi purtroppo molti di loro sono dei nazisti, come dire, fatti e finiti. Come mai? Cosa succede? Che cos'hanno le formazioni neonaziste e neofasciste? Ma potremmo anche porci la domanda opposta: che cosa non abbiamo noi? Che cosa non ha il movimento democratico? E parlo di movimento democratico comprendendo tutte le forze, una volta si diceva l'arco costituzionale, no? Come mai in 60 anni siamo ancora qui a non avere i giovani dalla nostra parte, perlomeno, davvero un numero sempre crescente di giovani che non hanno interiorizzato gli ideali della democrazia e dell'antifascismo, anzi che addirittura vanno dall'altra parte? Quindi se c'è un vuoto che viene riempito, possiamo domandarci come mai viene riempito, ma poi dobbiamo anche domandarci come mai c'è stato il vuoto, cosa è successo, perché siamo così poco affascinanti, noi democratici, noi antifascisti. Mi permetto di dire anche noi sinistra o centrosinistra, questo è un noi diverso, ma, invece sono così affascinanti quegli altri. Io ho provato a fare un'operazione da persona che si occupa di educazione, il mio campo è l'educazione, persona che vive con i giovani tutti i giorni, non soltanto in università. E l'operazione è questa: vediamo di cosa hanno bisogno gli adolescenti, i ragazzi, quali sono i loro bisogni profondi nel loro passaggio evolutivo. Vediamo come rispondono le formazioni neonaziste o neofasciste. Vi dico subito questo: i bisogni dei giovani sono bisogni naturali. Un adolescente ha determinati bisogni perché è un adolescente. Ci sono due modi di rispondere. Il primo è farlo crescere, e quindi dirgli: va bene, tu adesso hai questi bisogni, però per diventare grande dovrai imparare ad abbandonarli, a rimandare il loro soddisfacimento, alcuni dovrai cambiarli. E quindi un adulto che ti dice anche di no. Un adulto che ti dice anche: così non va bene, tu avrai anche bisogno di andare a San Siro a spaccare la testa a uno che tiene al Milan mentre tu c'hai la sciarpa dell'Inter, ma questo bisogno non te lo posso concedere. Questa aggressività sfoga in un altro modo. Questo è il primo modo, no? Un modo per crescere delle persone civili. L'altro modo è dare sempre ragione ai giovani e dire: certo, va bene, è bello spaccare la testa a quello del Milan, a quello della Juve, no? E dagli anche gli strumenti, dagli anche in mano la spranga di ferro. Ecco, io credo che la pedagogia neonazista, neofascista, in questo in realtà è erede della pedagogia fascista, nazista e nazifascista, faccia questa operazione, faccia finta di essere amica del giovane, perché esattamente come ha detto il Presidente ha bisogno di un popolo bambino. C'è un bellissimo libro sul fascismo in Italia che si intitola Il popolo bambino, forse l'avrei intitolato Il popolo preadolescente, però
rendeva di meno perché era meno ricastico come titolo, però va bene lo stesso. Allora, di cosa hanno bisogno i ragazzi? Bisogno, ripeto, assolutamente naturale, ma che bisogna far crescere, e come rispondono a queste formazioni? Il primo bisogno dei ragazzi è di stare in gruppo, bisogna di stare insieme, di superare la solitudine, no? Di stare insieme, di stare nei gruppi, soprattutto hanno bisogno di gruppi che non siano troppo rigidi quanto a identità. Cosa sono i gruppi neonazisti? I gruppi neonazisti permettono innanzitutto ai ragazzi di ritrovarsi, di stare insieme, in una bellissima ricerca che i due colleghi, giovanissimi colleghi tra l'altro, dell'Università di Roma hanno fatto su Casabound, molti rispondono, ma io ho i miei amici, quelli sono i miei amici, stiamo insieme, sì, parliamo anche di politica, no? Però stiamo insieme, la dimensione di gruppo. Ma cosa differenzia il gruppo neonazista da altri gruppi, neonazista o neofascista? Vi dico una cosa paradossale, ma che paradossale non è, è che il gruppo nazista e neofascista è un gruppo paradossalmente poco ideologico. Cioè, come poco ideologico? Sì, poco ideologico, perché il nazismo e il fascismo non sono ideologie. Se intendiamo come ideologia un sistema di idee più o meno rigido che serve ad interpretare il mondo e a dare una direzione, che serve a comprendere la complessità del mondo. Il nazismo non è un'ideologia, non lo è stata nelle sue origini, e nemmeno il fascismo per quanto alcune differenze, perché non dà un'interpretazione della complessità, semplicemente abolisce la complessità, sceglie una strada semplificatoria, dice la complessità non esiste. E oggi non si fa un'analisi dell'immigrazione, della crisi economica, si dice la colpa è dei rumeni. Questo non è ideologia, questo non è un pensiero ideologico. Un pensiero ideologico è un pensiero costruito. Lasciamo stare che sia un'ideologia falsa, no? Che sia un'ideologia falsa, ma l'ideologia ha bisogno di una costruzione. L'ideologia la fanno gli intellettuali. Il pensiero nazifascista lo fa chiunque sappia distinguere il bianco dal nero e dividere il mondo in due. Allora nel gruppo neonazista, Casabound, Forza Nuova, queste aggregazioni anche fuori d'Italia, i ragazzi e le ragazze trovano un gruppo che per ognuno vuole dire cose diverse. E per qualcuno vuol dire fare musica, un certo tipo di musica, per qualcuno vuol dire stare insieme, per qualcuno vuol dire trovare una compagna o un compagno della propria vita, per qualcuno vuol dire fare l'ultra nel canyon, nello stadio. Un gruppo che dà identità diverse a questi ragazzi senza vincolarli troppo ad un'ideologia, perché vincolare ad un'ideologia vuol dire farli pensare, dà tantissimo. E alla fine cosa chiede? Chiede la disponibilità a obbedire ad un ordine. Ma io obbedisco ad un ordine se la persona che mi dà questo ordine mi ha fatto del bene, mi ha fatto trovare gli amici, mi ha fatto ascoltare la mia musica, il mio rock, mi ha fatto andare in curva con gli ultra e non mi giudica se io sfascio la testa, anzi dice, beh, in fin dei conti ti capisco. No? Quindi non pensiamo a queste, non applichiamo. Ritengo, io personalmente per carità, di non dover applicare a queste formazioni una identità ideologica troppo stretta. Questi non arrivano nelle formazioni naziste, si vedono dare il Mein Kampf di Hitler, leggilo che domani ti interrogo, perché scapperebbero. Perché questo è un modo adulto di trattare, perlomeno uno dei modi adulti di trattare i giovani, no? E vieni in un gruppo democratico, leggiti la Costituzione, ti faccio leggere la Costituzione, non funziona così, e così li perderebbe. L'adolescente ha bisogno di scaricare su altri l'aggressività che subisce dal mondo adulto, aggressività fisica purtroppo in alcuni casi, o semplicemente la pressione che questi ragazzi hanno su di sé. Guardate, io lavoro da sempre con i giovani, oggi abbiamo una generazione giovanile adolescenziale che ha delle pressioni enormi, che non ce la fa più a vivere. Noi dobbiamo renderci conto che la condizione giovanile nel nostro paese, penso in tutta Europa, ma io conosco un po' quella italiana, è insostenibile. Questi ragazzi sono pressati da tutte le parti, non ce la fanno più, perché è un mondo molto diverso da quando io avevo 15 anni. E quello si, vabbè, poi troverai lavoro, qualcosa, no? Adesso questi ragazzi non vivono più perché hanno tonnellate di pressione sociale su di loro, da tutti. E allora bisogna di sfogarsi su qualcuno. E il neonazismo gli offre l'oggetto su cui sfogarsi, no? Gli ha offerto l'ebreo, gli offre il rumeno, gli offre lo zingaro, gli offre l'albanese, gli offre il comunista, cioè gli dice se tu subisci, attenzione perché il meccanismo è molto significativo, se tu subisci una pressione da sopra, la cosa che non puoi fare è ribellarti,
puoi girarti e dare un colpo a quello che sta sopra. Questo non rientra nella logica nazista, no? Però ti do qualcuno su cui sfogarti, quindi il mondo rimane uguale, le pressioni rimarranno uguali, ma tu avrai la possibilità di scaricarti. Tanto c'è sempre un ultimo. È un po' la logica del padre che picchia la moglie, il marito che picchia la moglie picchia il fratello picchia la sorellina, no? Certo che poi la sorellina picchia il gatto e sotto il gatto non c'è più nessuno, ma tanto il gatto in questo caso è un rumeno, un albanese, allora non è ebreo, che problema c'è l'omosessuale, no? Ecco, il fatto di non dire se qualcuno ti fa pressione dall'altro, ribellati, ma di dire non ribellarti, questa è una via chiusa, anche perché è più difficile, mica facile ribellarsi, no? È una soluzione più semplice, picchia qualcun altro di più debole, è un meccanismo straordinariamente potente e straordinariamente educativo, educativo naturalmente nel senso di educare allo sterminio, certamente non alla democrazia, ed è un meccanismo che funziona. È il tizio che a casa, scusate, che in ufficio viene per 8 ore al giorno insultato dal capo ufficio, va a casa e picchia il figlio. Questo è un meccanismo che c'è in Joyce, c'è un bellissimo racconto di James Joyce dove si racconta questa cosa. I neonazisti l'hanno capito, e i neonazisti la riprendono. I ragazzi hanno bisogno di non rispondere personalmente delle proprie azioni, è colpa dell'altro, è colpa dell'arbitro se ho perso la partita, è colpa dell'allenatore se ho sbagliato il rigore. No? E hanno bisogno di non essere responsabile dei loro fallimenti. Diventare adulti non vuol dire non fallire mai, penso che nessuno di noi abbia questa idea, ma vuol dire quando si sbaglia dire anche questa è la mia responsabilità, più ho sbagliato io, poi vediamo che hanno sbagliato gli altri, però intanto più ho sbagliato io. Questo è un passaggio fondamentale. I ragazzi non ce la fanno, ma a 15 anni è normale che non ce la facciano, a 15 anni è colpa del mondo. Hai preso 4 in latino e la professoressa che è cattiva e ce l'ha con me. Ma questo è un meccanismo normale, quella che a casa deve trovare un padre o una madre che gli dicano ascolta un momento, ieri dovevi ripassare, hai passato tutto il tempo a giocare al computer, hai preso 4, quindi pianta di insultare la professoressa, studia di più. Le formazioni neonaziste danno questa possibilità di scaricare totalmente la responsabilità in due sensi, in senso verticale verso l'alto, scusate, sempre verticale, in senso verso l'alto, come si diceva prima, obbedisco al capo. Guardate che il processo di Norimberga, la famosa risposta soltanto obbedito agli ordini, è una risposta straordinariamente intelligente, mi salvo la coscienza, ammesso che avessero qualcosa come una coscienza queste persone, mi salvo, e non è da sottovalutare questa cosa, c'è qualcuno da sopra che mi ha ordinato di fare questo, io l'ho fatto, non sono tenuto a domandarmi il motivo per cui ho ricevuto un ordine, e anche su qui una bella riflessione sulla pedagogia militare forse andrebbe fatta, no? Ma molto, molto tranquillo, molto, molto laico, però andrebbe fatta. Allora io non sono responsabile di quello che ho fatto, prima di tutto perché verso l'alto ho semplicemente obbedito a un ordine, mi scarico della responsabilità, non chiedermi motivi, non chiedermi mai motivi di quello che faccio, chiedo a quello sopra, e quello sopra dirà chiedo a quello sopra, chiedo a quello sopra, alla fine si arriverà a una figura così lontana, addirittura mitica, tipo Hitler, per certi versi, che vaglio tu a chiedere i motivi, non lo chiede nessuno, ma poi anche verso il basso. Allora, se ho fatto un'azione cattiva, che tu reputi cattiva, non è colpa mia perché è quello sopra, se ho sbagliato è colpa degli ebrei, è colpa dei loro, eccetera, eccetera, no? Non trovi lavoro, è colpa di qualcun altro, quindi ti do un gruppo non soltanto da tormentare, da torturare, da picchiare, che già sarebbe grave, ma anche al quale addossare tutta la colpa, è il meccanismo del capo espiatorio. Un meccanismo del capo espiatorio che per un quindicenne è la soluzione di tutti i suoi problemi. Perché se un ragazzo di 15 anni dite le cose cattive che hai fatto non sono colpa tua, primo perché c'è qualcuno sopra che te le ordinate, secondo, se hai sbagliato ti do la possibilità di dire veramente colpa dell'arbitro, veramente colpa del professore, gli avete risolto la questione. Non nasce la coscienza morale. Guardate che questa cosa è micidiale. Noi assistiamo a crescere di giovani generazioni che senza loro colpa, perché hanno davanti un mondo aperto di un certo tipo, nelle quali non nasce la coscienza morale. La coscienza morale non è come i polmoni che uno ce li ha in dotazione genetica. La coscienza morale è frutto per i credenti dell'intervento di Dio, e per carità, rispetto profondamente questa cosa. Ma la coscienza civica no, non c'entra niente Dio con la coscienza civica. La coscienza civica ce l'hai se te la danno. Se non ce l'hai vivi meglio. Le persone senza coscienza vivono molto meglio di noi tutti, no? E non si pongono problemi.
parcheggiano dove c'è il posto per gli handicappati, non gli viene neanche in mente. Ah no, certo, guardano se c'è il bici, questo sì, è una brutta, no? E non gli viene neanche in mente, e vivono meglio perché io devo fare invece un chilometro a piedi, perché dopo quel posto, il posto da parcheggiare è lontanissimo, no? Ecco, è un meccanismo immediato di rimozione della coscienza. C'è un grandissimo filosofo, Günther Anders, che ha studiato il nazismo e ha studiato Hiroshima, e ha messo insieme le due cose, che ha pubblicato un libro, lui ha scritto delle lettere al pilota, al ricognitore dell'aereo che ha sganciato la bomba su Hiroshima, non a quello che l'ha sganciata, ma all'aereo che era davanti, che ha detto via libera. Questo è tornato a casa, ha avuto una crisi enorme, morale, è stato in manicomio, perché chiaramente sai delle crisi morali vuol dire che sei pazzo, no? E ha scritto delle lettere molto belle a questo filosofo Anders. Lui ha intitolato la raccolta di questo scambio epistolare La coscienza al bando. La coscienza bandita, la coscienza messa da parte. E questo ti danno queste informazioni, e non solo queste informazioni. Hitler diceva la coscienza è l'invenzione ebraica, la coscienza è l'invenzione degli ebrei. L'adolescente ha bisogno di avere un'opinione di sé più alta, no? I ragazzi pensano sempre o di essere inferiori a quanto realmente sono, cioè il complesso di inferiorità, ma tipicamente non accettano la prova di realtà. Io sono Michael Jordan, ma come, se non fai mai canestro? E tu che non capisci niente, io sono Michael Jordan, in incognito ma sono Michael Jordan, no? Il neonazismo dà un'opinione molto alta, no? Ti dice tu vali qualcosa, ma attenzione, non ti dice tu vali qualcosa perché ti dà la palla in mano e ti fa tirare e ti fa fare canestro, non ti dà la prova di realtà, ti dice tu vali qualcosa perché ci sono tantissime persone che valgono meno di te. Quindi ti fa sempre il confronto con il peggiore secondo lui. Guardagli, chiedo scusa, naturalmente la faccio come citazione, guarda gli straccioni zinga, sei ben meglio di quelli lì. E quindi io sento di essere bravo, forte, vincente, come direbbero gli studenti, figo, senza fare niente. Semplicemente perché c'è un povero disgraziato che sta morendo di fame all'angolo della strada. E allora vedi il tuo merito, no, non ho nessun merito, non ho fatto nulla. E ma vedi che allora vuol dire che appartieni una razza superiore, una cultura superiore, un occidente superiore, e per i ragazzi è una manna, è una straordinaria iniezione di fiducia. Ma attenzione, questi restano dei falliti, restano dei ragazzi che non hanno mai provato a fare niente, che non hanno mai ottenuto un reale risultato. Dopo 10 volte che tiro a canestro, col duro lavoro, con la fatica, con l'allenamento, riesco a mettere la palla dentro, cavolo, allora veramente valgo qualche cosa, no? Ma questi non gli danno neanche il pallone, perché hanno già deciso, tu sei superiore perché gli altri sono inferiori. Vedete come i ragionamenti sono sempre tagliati con l'accetto. O bianco o nero, qui ora manicheismo totale. Quindi, altro bisogno dell'adolescente, ragionare in bianco e nero. Chi ha dei figli adolescenti o preadolescenti sa perfettamente che è difficile discutere. O così, non c'è discussione. Questo cantante è il più bravo del mondo, la musica che ascoltavi tu fa schifo. De André fa schifo. Ma prova ad ascoltarlo, no, so già che fa schifo, ma è normalissimo che a 15 anni si ragioni così, no? E se si ragiona così a 15 anni e la società adulta ti aiuta a crescere, poi ascolterai De André, oppure direi di De André, questa canzone è bellissima, questa mi fa schifo, questa così così, che è normalmente il modo migliore di ragionare, no? Il neonazismo rende programmatica la divisione del mondo in bianco e nero. Il mondo del neonazismo è un mondo psicotico, è un mondo in cui non ci sono le sfumature. È un mondo per certi versi totalmente liscio, totalmente uniforme, in cui tutto torna sempre, in cui 2 più 2 fa sempre 4. Noi sappiamo benissimo, noi che abbiamo passato l'adolescenza, che siamo adulti, che 2 più 2 molto spesso non fa 4 e si fa una fatica boia, soprattutto quando facciamo i conti a fine mese, a fare che 2 più 2 faccia 4. Il neonazismo semplifica tutto. Ti dà un mondo così liscio, così uniforme, che non è neanche infantile, è prenatale, è il mondo del greco materno. Dentro la pancia di nostra mamma tornava tutto. Ogni nostro bisogno era immediatamente gratificato, ma non eravamo neanche nati. Il neonazismo fa regredire ancora al di qua della nascita, no? Al di qua del primo vaccino. Quando un bambino nasce grida, grida perché dice, oh qui ragazzi non siamo più dentro là, dove non avevo bisogno di esprimere un bisogno, no? Qui devo gridare perché mi tiro la tetta, e prima no. Ecco, il nazismo vuole andare ancora all'indietro, immediata gratificazione, vuoi qualcosa? Pronti? Tanto lo tolgo quell'altro, tanto lo tolgo al povero disgraziato, no? Mondo in bianco e nero, e mondo nel quale
questa forse è la cosa più importante per certi versi, nel quale si gratifica l'adolescente in quello che fosse il suo bisogno, i suoi bisogni più fondamentali, cioè il bisogno di non porsi troppe domande, non porsi troppe domande di senso, non che i ragazzi non se le pongono le domande, se le pongono e come, no? Ma noi adulti, molto spesso insegniamo a non porsi. Fai questa cosa, non domandarti perché. Allora, in questo, credo si capisca perché c'è un'alleanza molto stretta tra il nazismo storico e anche il neonazismo e un certo mondo della tecnologia, un certo mondo della tecnologia. Cioè quell'aspetto della tecnologia, che non è l'unico per fortuna, ma che è potente, che ti dice puoi fare questa cosa, falla. Non ti domandare il motivo. La famosa scienza che ti dice come fare una cosa, per favore non domandarti perché, che è la scienza che ha creato Hiroshima. Quando Einstein abbandona il gruppo che sta lavorando alla bomba atomica da sganciare sulla Germania nazista, perché dice la Germania nazista si è arresa, 8 maggio, io esco, era già uscito prima, però dice completamente esco, Einstein aveva comunque già dei dubbi, no? Ma anche altri scienziati dicono basta, perché non c'è più il nemico e il capo della delegazione scientifica, grande scienziato, della delegazione scientifica americana dice no, io adesso però la motorica ce l'ho, con tutta la fatica che ho fatto, mi fate il favore di trovare un nemico sulla quale sganciarla. Ma il Giappone non c'ha i campi di sterminio. Il Giappone non è Hitler, vabbè ragazzi, la bomba atomica ce l'ho. Io sono uno scienziato, leggete Edward Teller, leggete le memorie di Edward Teller, è sconvolgente. Lui dice, io sono uno scienziato, mi avete pagato per fare una bomba, adesso la voglio sperimentare. Hiroshima e Nagasaki. Ma l'hai fatta per il nazismo, ma il Giappone non è la Germania. Ma non me ne frega niente della politica, risponde, ma così, eh. Non me ne frega niente della politica. Ma muoiono, muoiono, non è problema mio, è problema di Truman, è problema dei generali se muoiono. Ecco, in questo funzionamento della psiche, fai le cose non domandarti perché, basta farle. Hai la spranga, hai davanti il ragazzino rom, spaccagli la testa, puoi farlo, è forse la soluzione più ardita e più importante che il nazismo dà al problema dell'adolescente. Ed è qui che penso rischi di vincere veramente la sua partita. Ultima cosa, poi mi avvio a concludere. I ragazzi hanno bisogno di emozioni, e qui anche questa è una cosa molto importante. I ragazzi hanno bisogno di emozionarsi, hanno bisogno di mobilitare la loro affettività, hanno bisogno di una scuola, uno sport, una musica che tocchi il loro stomaco, la loro pancia, la loro anima. E questo il nazismo lo fa molto bene. È forse la cosa che fa meglio. Il problema è che si ferma lì. Tocca soltanto le emozioni, dà soltanto neanche argomentazioni, non dà argomentazioni razionali, tocca soltanto il lato emotivo. E questo è un grande pericolo, ed è un grande pericolo anche per noi. Perché se noi pensiamo che basti portare i ragazzi ad Auschwitz, nel viaggio di Auschwitz fargli sentire le canzoni degli ebrei, fargli incontrare Mario Vadia e leggergli la storia di Anna Frank, che basti toccare le emozioni per creare la coscienza antinazista e antifascista, abbiamo perso. Io sono stato ad Auschwitz 2 volte, una volta c'era un gruppo di adolescenti di Saronno, che non accompagnavano, erano proprio professori. Entriamo nel campo di sterminio, vabbè, chi ha visto Auschwitz conosce cosa abbiamo visto, usciamo, andiamo al ristorante, entriamo in un ristorante e un ragazzino, 15 anni, chiede ai suoi compagni, chissà se ci daranno da mangiare la carne di ebreo. Era uscito da un lager un quarto d'ora prima. Evidentemente questo ragazzo non era certamente un neonazista, era un ragazzotto della Brianza, non so se sarà di Brianza, insomma in quelle zone lì, no? Che era lì perché ce l'avevano portato. Allora Auschwitz non è una medicina, la Costituzione non è il Marox, che se ho mal di stomaco me lo dai e mi passa. Dobbiamo passare attraverso le emozioni, ma arrivare alla ragione. Questo ultimo passaggio il nazismo non lo fa, il neonazismo non lo fa. Parlo unicamente al lato emotivo, parlo unicamente al lato affettivo, al lato animale, che uno di noi ha, noi siamo animali, siamo delle scimmie senza peli, con un po' di intelligenza, a volte se ne dubita, ma dovremmo averla. Il nazismo parla solo a quello. Noi non possiamo scavalcare quello al lato, ma non possiamo neanche fermarci lì. Cosa possiamo fare?
Possiamo fare, la prima cosa che voglio dire è che possiamo fare un sacco di roba. L'unica roba che non dobbiamo fare è deprimerci, è piangerci addosso, è pensare di avere perso. Possiamo fare una marea, anzi, sono talmente tante le cose che si possono fare che ognuno nel suo ambito può lavorare in questa direzione per contrastare questa pedagogia che ti rende nazista, dal genitore al sacerdote, al catechista, al caposcavo, al salumiere, a tutti. Qualche indicazione, rapidissima, perché voglio chiudere in fretta, poi ovviamente devo continuare il convegno, ma io facevo questa riflessione sull'oggi. Negli ultimi 20 anni in Italia sono crollati due sistemi di potere, il CAF, il craxismo se volete chiamarlo così, e il berlusconismo, che sostanzialmente, adesso tocchiamo a ferro, ma sostanzialmente, finito, ripeto, tocchiamo a ferro, una gramigna poi, però insomma, sostanzialmente tra quantità pensate a Formigoni che l'avrebbe mai detto 2 anni fa, no? Quel sistema di potere lì è finito, quell'altro, ma il problema è che questi due sistemi di potere sono finiti, ma non sono finiti né per una, manifestazione popolare, no? Né per una spinta popolare, né per una spinta politica. Cioè il craxismo e il berlusconismo non sono morti né nelle piazze né nelle urne, a meno che lo vogliamo dire, scusi sindaco, che le ultime elezioni amministrative siano state un trionfo del centro-sinistra, io sono contentissimo di Como, di Cantù, di Monza, vicino a me per carità, però uno va a guardare quanta gente ha votato e dice per carità, benissimo così, teniamoci questo risultato, però da qui cominciamo a costruire, perché noi dobbiamo vincere le elezioni col 90% dei partecipanti alle urne, col 60% di questo 90% che vota i partiti democratici. Quindi c'è un problema. C'è un problema di un sistema, di due sistemi di potere che sono crollati, non per un progetto alternativo, che non è detto che non ci fosse, ma la gente non l'ha intercettato, e non per una spinta popolare. Allora, cosa fare? Per la politica si aprirebbe un dibattito infinito. Io credo che la cosa da non fare è dire che queste forze non vincono perché non hanno il leader carismatico, perché sono stupido di sentire dire questa cosa. Prima di tutto i leader carismatici ci sono, e come, nel centro-sinistra italiano. Ce ne sono fin troppi. Il problema è che il desiderio di leader carismatico e unicamente di leader carismatico è proprio tipico di quello di cui stiamo parlando. È tipico degli altri, che non vuole dire che non debba anche avere carisma. Se ce l'ha, non per lui. Ma non possiamo... questa tesi messianica non funziona. Rispetto ai giovani, che è il mio tema, dobbiamo fare un'operazione diversa. Dobbiamo far innamorare i giovani della Costituzione, dell'antifascismo e dell'antinazismo. Dobbiamo parlare al cuore e alla ragione dei nostri ragazzi. Io credo che i modi sono tanti, ho tempo solo di indicare 2 slogan perché naturalmente non posso farla troppo lunga, però prima di tutto questa cosa si fa piantandola di dire sempre di sì ai giovani. Piantandola di dire che una cosa, perché lo dice un ragazzo di 15 anni, è giusta. Bisogna avere il coraggio di dire di no. Di dire di no in modo dolce, non repressivo, ma di dire di no, di dire che alcuni comportamenti non sono accettabili in un contesto democratico. Ma prima di tutto dobbiamo essere noi a non tenere quei comportamenti. Perché il padre che parcheggia sempre la macchina nel posto dei disabili non ha nessun diritto educativo di insegnare la Costituzione a suo figlio, perché prende in giro le persone, prima di tutto i ragazzi. Secondo, la questione del linguaggio. Fascismo vuol dire fascismo, nazismo vuol dire nazismo, non si possono cambiare le parole, ma non si può neanche usare il vecchio linguaggio, perché i ragazzi non ci capiscono. La retorica non serve più, ammesso che siamo estremi. E io vedo a volte tanta retorica nei discorsi antifascisti e antinazisti, che i ragazzi non intercettano. Questa è una operazione delicatissima, perché per me fascismo vuol dire fascismo, sciopero vuol dire sciopero, sfruttamento vuol dire sfruttamento, capitalismo vuol dire capitalismo. Ma se io queste parole le metto in un rap, come fanno i 99 posse, le metto in un rap, le metto in una canzone, le metto in un'opera teatrale, chiedo ai ragazzi dove metterle, allora li incontro a metà strada. Il loro linguaggio, la loro sensibilità, che va rispettata, è il mio linguaggio di adulto, è il mio linguaggio di democratico antifascista, che loro devono imparare a rispettare. Noi perdiamo i ragazzi, sia se diciamo, beh signori, la Costituzione è questa, se volete così sarà, arrivederci. Ma li perdiamo anche se diciamo, no, la Costituzione, volete cambiarla, prego, cambiatela tutta. No? I ragazzi vanno incontrati a metà strada, in un mondo adulto, democratico, che abbia il coraggio di mantenere le parole, ma cambiare il linguaggio. Questa è la strada, credo, secondo me, molto umilmente. Le parole vanno mantenute, ma il linguaggio va cambiato, non è una contraddizione.
perché la parola sciopero dentro un rap, dentro una canzone hip hop, dentro una performance di artisti di strada, rimane sciopero, si capisce cosa vuol dire, è legata agli scioperi del 43, ma parla al cuore e alla mente dei nostri ragazzi. Chiudo allora dicendo questo, tutto questo si può fare però se abbiamo una via d'uscita, se abbiamo in mente un mondo diverso, se abbiamo in mente dove portarli questi ragazzi. Se diciamo di no al fascismo, come hanno fatto i partigiani, pensando a una società diversa, anzi pensando a più società diverse, perché le brigate Garibaldi pensavano a una società un po' diversa dalle brigate Matteotti, dai partigiani cattolici e dal Partito d'Azione. Ed è giusto che sia così, ma almeno qualche via d'uscita bisogna indicare. Io credo che Brecht forse era ottimista, però ci può aiutare a capire che è vero. Questa neve si scioglierà, questi ragazzi potranno non diventare gli adulti nazisti, ma dobbiamo scioglierla noi. Noi dobbiamo fare questa operazione, portare via i ragazzi da queste formazioni, sciogliere questa neve. Una volta per sciogliere la neve avevamo in mente il sole dell'avvenire, il sole scioglie la neve. Non vogliamo più chiamarlo così, chiamiamolo in un altro modo, ma deve essere un sole. L'idea di un mondo migliore, che scalda i cuori, che scalda le anime, che scioglie la neve e che lasci il neonazista da solo in una stanza vuota a dire dove sono i giovani. Sono ancora, come allora, a lottare per un mondo migliore. Il contenuto poi che serve, che è stato spiegato per portare avanti un certo tipo di visione del mondo, un certo tipo di rapporti tra le persone. E l'altra questione è il disprezzo per le persone, un elemento fondamentale, il superuomo, anche alla polenta taragna, come parla noi, ma che cosa dice? Cosa diceva Berlusconi? Voi troverete dei ragazzi di 14 anni con maturità di 14 anni e neanche nei primi banchi, quindi gli potete vendere qualunque cosa. E allora le persone si imbuniscono innanzitutto, Mussolini diceva la massa è femmina e va sedotta. Oppure quando non si riesce a imbunirle si pagano, se non si riesce a pagarle e a imbunirle si distruggono con i nemici, eccetera. Questo è un altro approccio che la dice lunga. Chiede il Michele Martinez di fare un intervento e poi dirà qualche cosa in conclusione, ma ti interessa questo dibattito e quindi direi, prima di dare la parola alla senatrice Soliani, do la parola a Michele Martinez per il suo intervento. Compagni e compagni, perdonatemi se voglio parlare in italiano oggi, nonostante siano evidenti i miei limiti nella conoscenza della vostra bellissima lingua. Se mi permetto di farlo perché parecchi amici mi dicono che posso comunicare con voi molto più direttamente con vostra lingua, speriamo di riuscire. Provochi con voi sentimenti di gratitudine e riconoscenza, gioia ed emozione e anche qualche preoccupazione, che sono meno dopo aver sentito il professore Mantegazza, con cui sono assolutamente di accordo. C'erano delle cose che io volevo dire e che si sono dette così bene che non che posso passare. Sono grato, riconoscente e anche onorato del vostro invito e per scambiare un paio di idee qui e poi anche per rendere omaggio al monumento alla Resistenza,
cosa che faccio a titolo personale, ma anche in nome del Parlamento Europeo, nella mia qualità di vicepresidente dell'Eurocamera. Sono profondamente contento dell'opportunità che si offre di stare qui in vostra compagnia, di essere un attimo con voi, di essere un attimo uno di voi. Sono anche contento perché posso condividere con voi qualche riflessione sulla situazione attuale dell'Unione Europea, anche se devo dire di essere anche preoccupato, come vi dirò tra poco in dettaglio, per alcuni sviluppi che vedo avvenire oggi nell'Unione e anche in tanti dei suoi paesi membri. Lasciatemi sottolineare la mia emozione per tutto quello che voi, l'ambesi, mi facate e per l'occasione che mi è data di confermare con voi degli impegni che sono certamente che noi condividiamo. Sono emozionato perché, amiche e amici, io mi sono iniziato ad una lotta per la libertà cantando Bella Ciao, in prigione anche. Purtroppo, perché riconosco a quel partigiano morto per la libertà, e non tanto per la sua libertà, ma per la libertà di tutti, a quei partigiani che hanno sacrificato la vita di aver fatto il più grande gesto possibile di solidarietà. Grande gesto, con quello vuol dire che con Bella Ciao e a voi in sostanza io devo l'apprendimento dei due valori che hanno segnato la mia vita, la libertà e la solidarietà. Forse devo spiegare brevemente chi sono. Sono nato avendo i miei genitori in prigione per la loro condizione dei democratici antifascisti. Infatti mio padre ritornò a casa quando aveva già più di 15 anni e avevo cominciato a partecipare alla resistenza clandestina nel movimento studentesco ed anche all'azione dei giovani socialisti. L'ho conosciuto 3 anni dopo l'arresto, la tortura, i processi farsa, la galera e poi la fuga e l'esilio in Europa e in America Latina, anche combattendo le dittature e l'imperialismo, in particolare nella Repubblica Dominicana e in Nicaragua. Infatti io le dittature e l'imperialismo, forse come tanto di voi, non le ho imparate nelle manifestazioni, con il cartellone, ho imparato nella realtà della vita e nella difficoltà di lottare per la libertà. Alla morte del dittatore di Franco sono tornato in Spagna per riorganizzare il Partito Socialista e i sindacati partecipando alla transizione democratica. Sono stato eletto dalle prime elezioni libere dopo 40 anni di dittatura e poi sono stato 22 anni deputato alla regione La Mancia, la regione di Don Quixote, che è la mia regione infatti. Da 14 anni sono parlamentare attualmente e ricopro la carica di vicepresidente. Le mie responsabilità riguardano i rapporti con i parlamenti nazionali, i rapporti con i paesi candidati alla scezione e tutto ciò che riguarda il multilinguismo, vuol dire la resistenza alla lingua unica che non è lingua franca ma piuttosto veicolo del pensiero unico essenzialmente totalitario e contrario ai nostri valori democratici. Lavoro anche per la cooperazione con paesi in via di sviluppo e presiedo l'Associazione per l'amicizia e la solidarietà col popolo di Cuba, un paese dove anche ho tanti amici e tanti ricordi. Partendo di queste proprie premesse e avendo l'opportunità di ispirarmi all'evento di oggi, vorrei condividere con voi alcuni pensieri sulla situazione che si vive nell'Unione Europea e parecchi dei suoi paesi membri, situazioni che schematicamente dovrebbe condurre a 2 scenari tra di loro strettamente interconnessi. Il primo scenario che io vedo è una mutazione drammatica che il progetto di costruzione europea sta vivendo. Questo progetto è nato e si è sviluppato come progetto di solidarietà. Solidarietà all'interno di ogni paese membro, solidarietà tra i paesi membri, solidarietà nei rapporti al di fuori con i paesi terzi. Questo progetto di solidarietà ha generato un progresso sociale e una pace senza precedenti, senza paragone,
e per questo ha guadagnato simpatia e appoggio generale all'interno e amicizia e ammirazione fra i popoli del mondo, fino al punto di vincere il premio Nobel per la pace di quest'anno. Purtroppo in pochi anni, forse in pochi mesi, questo progetto ha subito una mutazione drammatica. Sarebbe lungo di spiegare il processo che ha portato a questa mutazione, ma di fatto l'Unione Europea da campione della solidarietà si sta trasformando in un campione dell'insolidarietà, cioè di egoismo nazionalista e sociale. Questa mutazione logicamente sta significando il transito dell'appoggio sociale al rifiuto sociale, rifiuto ogni giorno più marcato e più profondo dalle nostre popolazioni. Naturalmente questa mutazione non giunge per caso, ma per l'azione di poteri forti e interessi che da essa traggono profitto. Il secondo scenario è quello che viviamo nella maggior parte dei nostri paesi europei, dove assistiamo sgomenti alla rinascita del pensiero e dell'attivismo fascistoide sulla scena politica. Noi italiani e noi spagnoli, avendo vissuto il fascismo sulla nostra pelle, sappiamo chiamare le cose con il loro nome. Sono molto contento di quello che ha detto il professore, perché infatti io sono di quelli che dicono basta parlare di estremismo o di populismo nazionalistico, il modo di chiamare fascismo è fascismo. È vero che ci sono dei paesi dove crescono da tempo partiti organizzati con ideologia apertamente fascista. È il caso di Francia, Grecia, Olanda, Dinamarca, eccetera. Ma anche è vero che ci sono molti paesi dove non ci sono grandi organizzazioni apertamente fasciste, ma dove i fascisti esistono, dove il pensiero fascista naturalmente esiste. E tutto questo si rifugia nei partiti di destra tradizionali, essenzialmente socialmente rispettabili, influenziandole nel senso che i fascisti possono influenzare un'organizzazione di massa. E il caso della Spagna, non so se si può dire lo stesso in Italia, ma è evidente anche negli Stati Uniti, dove il Tea Party è chiaramente fascistoide, si trova inserito nel partito repubblicano. Non riesco a pensare quale delle due alternative sia più pericolosa, ma in tutti e due i casi l'influenza fascista e fascistoide guadagna terreno nella nostra società, in forma che deve interpellare tutti i democratici, in primo luogo gente come voi, come noi, che sono sempre stati per natura in prima linea della lotta antifascista. Infatti, capite, è vero che tanta gente ha detto che è meglio di avere i fascisti là perché tutti siano chi sono. Fate un'alternativa, va bene. Non è che sia tanto positiva, perché infatti i partiti tradizionali, il caso di Francia è chiarissimo, il partito di destra tradizionale, quando c'è un'organizzazione fascista, adottano anche loro delle posizioni fascistoide per, così dire, non perdere voti alla destra più radicale. Ma quando non sono un'organizzazione fascista, la situazione non è migliore. Perché infatti sono questi partiti di destra tradizionale dove si spera che sono delle organizzazioni democratiche, anche la democrazia non si questiona, però infatti hanno delle posizioni di più in più vicine al fascismo. Questo non si può ignorare, perché quello sarebbe drammatico di ignorare, che è attraverso delle organizzazioni accettate, socialmente rispettabili, dove guardatevi in Spagna, per esempio, senza andare più lungo, in Spagna, quando il governo di destra ha vinto nelle ultime elezioni, la prima misura adottata è stata di eliminare una materia sul programma delle scuole, che era l'educazione per la cittadinanza. Cittadinanza,
Com'è possibile che la prima misura a salire? No, perché l'educazione per la cittadinanza è il lavaggio di cervello dei bambini. E naturalmente il lavaggio di cervello della sinistra, di noi, del peccato, dell'immoralità, dell'omosessualità, di tutti i peccati del mondo, immaginiamo. Anche naturalmente l'igualità, di dire che i diritti delle donne, perché educare come cittadini vuol dire educare anche nei diritti delle donne. Ma tutto questo è stato eliminato in una riunione del Consiglio dei Ministri, e non si parla più di educazione della cittadinanza. Lasciate dire che un fenomeno molto importante in questo caso. Professore Mantegazza, perché infatti un fenomeno che aggiunge ulteriore confusione è che questa realtà è accompagnata da una mobilizzazione popolare di gente che non credono più nelle forme della democrazia e che certamente è stimolata, incoraggiata, direi intossicata dai mass media al servizio degli stessi poteri forti e di interessi di cui parlavo prima. Questa mobilitazione squalifica i politici, la politica, l'istituzione e la stessa democrazia. Anche se sappiamo di aver commesso errori e che tante volte non siamo riusciti a risolvere i problemi della gente, bisogna ricordarci tutti che il fascismo ha avuto sempre una base popolare. Io capisco molte delle motivazioni dei cosiddetti indignati, ma non posso confondere queste motivazioni con la deslegittimazione dell'istituzione democratica. Credo che la comunicazione di professore Mantegazza è estremamente importante in questo punto, perché deve essere il nostro lavoro proprio di cercare in questa bellissima idea di innamorare i giovani con la Costituzione. Non è mica facile, perché la Costituzione può apparire un'astrazione, però credo che sia un'idea bellissima, e ti prego di lasciarmi utilizzare questa idea. Ma dirò che il padre non è una buona attività, credo che non so se è facile riuscire a innamorare i giovani alla Costituzione, ma dovrebbe essere facile, o relativamente facile, di innamorare i giovani dei valori che sono nella Costituzione e che sono nell'identità, proprio nell'identità di quello che noi riconosciamo nei partigiani, nella vostra organizzazione. È evidente che una democrazia fragilitata e delegittimata socialmente, istituzioni come le banche o la gerarchia ecclesiastica, la Chiesa per così dire, nemmeno in Spagna, non voglio parlare in Italia, ma in Spagna è evidente che la Chiesa con un potere colossale è il capitale, in questa situazione di democrazia deslegittimata, provocata da loro, sostenuta da loro, finanziata da loro, questa situazione è evidente che loro trovano io sono pronto a accettare che queste organizzazioni, hanno un ruolo a giocare nella società, posso anche accettare questo, non so se lo accetto di buon cuore, ma lo accetto. Ma evidentemente questo ruolo non è un ruolo di guidare la società. Nello Stato di diritto loro non hanno questo ruolo, però purtroppo lo giocano di più in più con la democrazia delegittimata, e lo giocano, e questo è terribile, lo giocano anche, e dobbiamo capire questo, lo giocano con settori sociali che sono potenzialmente dei settori, dei nostri settori, che sono dei settori di gente sfruttata, di gente che non ha niente, di gente che non ha nemmeno la libertà di pensiero. E noi dobbiamo fare anche l'autocritica, perché veramente se siamo arrivati a questo c'è anche degli errori, delle corruzioni, delle cose che si sono state fatte a sinistra,
che certo non, hanno, non, non, erano, non erano di elementi perché i giovani possono innamorarsi della Costituzione, cioè, vuol dire della democrazia. Termino manifestando la mia consapevolezza delle preoccupanti situazioni che ho descritto sull'Unione Europea e in tanti paesi membri, Spagna per esempio, sono dialetticamente connessi, l'una si lega all'altra e per quello la soluzione di uno dei due problemi, situazione nazionale e situazione europea, avrà effetti diretti sull'altro problema. Finisco con un appello anche pieno di fiducia alle coscienze, alla mobilitazione, alla resistenza e antifascista in ogni paese comunitario e al ritorno dell'Unione Europea ai suoi valori fondamentali di democrazia e di solidarietà. È molto, molto interessante per noi di vedere il movimento di transito che si vede nell'ANPI, di cercare a mantenere lo spirito dei partigiani, lo spirito della resistenza, ma adattandolo alla realtà di oggi, ai problemi di oggi. E sarà molto importante ricordare anche, perché è molto facile dimenticare. Poi i giovani non è che i giovani sanno sempre cosa è stata, cosa ha voluto dire la resistenza, cosa ha voluto dire i partigiani, cosa voleva dire essere partigiano. Credo che è molto importante, la memoria storica è molto molto importante, infatti io sono a guidare il progetto del Museo di Storia Europea, un progetto affascinante ma pericoloso, perché è un progetto finanziato anche dell'Unione Europea, e in questa Unione si trovano adesso della gente molto strana, della gente che viene dei paesi come la Polonia, la Cecoslovacchia, che pensano loro, per loro la storia europea a due punti, Cristo qui e Stalin qui, e tutto che è stato fatto contro Stalin è benedetto di Cristo. E questa è una visione un po' lineare, come tutte le visioni, ma però è là, in questo museo, che è un museo della memoria storica della costruzione europea, io credo che sarà molto importante di trovare il posto della resistenza, del partigianato e lo sforzo dell'ANPI di trovare un ruolo attuale mi pare essenziale e modellico anche per quello che si fa in altri paesi. Io credo che è molto importante anche di tornare nei nostri paesi, proprio nell'Unione Europea, ai valori fondamentali di democrazia e di solidarietà, e sono convinto che questa mobilitazione si troveranno in prima linea i partigiani e quelli che cantando Bella Ciao abbiamo sempre portato nel cuore il fiore del partigiano morto per la libertà, ma anche e forse soprattutto il fiore dei partigiani che vivono per la libertà, di quelli che siamo pronti a vivere e a resistere soprattutto quando come oggi libertà e progresso sociale sono minacciati. Accogliamo anche tutti il premio Nobel della pace con un riconoscimento alla nostra Europa di solidarietà, ma anche con un avvertimento a mantenere dritta la barra e probabilmente ad accelerare il ritmo del progetto. E veramente l'azione dell'ABI è un'azione di grande ispirazione, e io invito tutti voi ai dirigenti soprattutto dell'ARPE a fare uno sforzo per portare il vostro esempio anche a livello europeo. Siamo tanti nel Parlamento Europeo, siamo tanti nel gruppo socialisti a essere pronti a accettare, a fare conoscere la vostra riflessione, le vostre esperienze, e naturalmente io sono molto contento di portare la vostra esperienza. Noi abbiamo un gruppo di riflessione sull'estrema destra, sul fascismo, che lavora piuttosto bene, e chi lavora bene anche con gente che viene dei paesi del centro
Europa, dove viviamo una falsificazione drammatica della storia, perché la critica che si può fare, che si deve fare allo stalinismo, quello che lo sa, non può puntare anche, che forse se noi siamo oggi liberi per parlare qui, forse quello è anche il fatto fra altre cose, dei milioni e milioni di sovietici che sono venuti in guerra contro il nazismo. Questo si può nella mia esperienza, quelli che dimenticano questo non lo dimenticano per caso, lo dimenticano anche perché loro sono nel presente, loro utilizzano la falsificazione del nostro passato, ma anche per fare un presente dove trovo un futuro, dove loro sono capaci di mantenere i loro privilegi e una situazione fondamentalmente giusta. Grazie. Grazie ancora, veramente un grazie affettuoso a Miguel Martinez, che ha detto cose interessanti, giovani, brillanti, cose che tra l'altro, come quando parlano i nostri partigiani, hanno di più di magia che di autorevolezza, proprio perché vengono da persone che hanno dato esempi di vita, oltre che espresso pensieri condivisibili. Quindi un grazie davvero molto riconoscente. Gli spunti sono molto nel discorso di Martinez, anche in Italia, lo sapete, per ghettizzare l'antifascismo gli altri dicono che l'antifascismo è un grimaldello delle sinistre che viene esercitato, utilizzato a scopo partitico. Noi non possiamo assolutamente consentire che questa cosa passi, men che meno possiamo, e in qualcuno di noi c'è questa tentazione, autoghettizzarci escludendo tutti quelli che non sono della nostra stretta parrocchia. L'ANPI ha deciso nell'ultimo congresso di essere la casa di tutti gli antifascisti, anche dei moderati antifascisti. Bisogna però che in questa enunciazione poi trovi dei comportamenti e dei modi di approccio e di collegamento che siano coerenti. E la seconda cosa è la Costituzione italiana, ma anche la Carta dei diritti dei cittadini europei. Questo è il nostro programma politico. Il programma politico dell'ANPI è la difesa e l'attuazione della Costituzione, oltre alla tutela della memoria e alla riproposizione di una memoria corretta. Quindi noi a questo dobbiamo lavorare. Von Clausewitz diceva che la politica è la prosecuzione della guerra con altre armi, affermazione discutibile, però io credo che l'azione nostra e di tutti gli antifascisti per la difesa e l'attuazione della Costituzione repubblicana italiana è la prosecuzione della resistenza con altre armi, e noi queste armi che ci hanno dato, cui non finiremo mai di ringraziare, per le quali non finiremo mai di ringraziare, queste armi le dobbiamo accettare con intelligenza e costanza. Bene, adesso passiamo la parola alla senatrice Albertina Soliani, che ancora ringraziamo per essere qui, è venuta da Parma, che parlerà su questo tema, l'impegno democratico europeo per il contrasto dei gruppi fascisti e nazisti. Prego, senatrice. Grazie. Presidente, grazie dell'invito all'ANPI, sono arrivata in questa giornata grigia di Como, non so quanto sia sempre così, era molto grigia anche a Parma naturalmente. Ma il programma delle vostre due giornate mi fanno dire noi siamo un punto cruciale di svolta. Cos'è l'antifascismo oggi? Se non la sua coincidenza con le sorti della democrazia.
stato così allora. La democrazia era da conquistare, i suoi valori fondamentali di libertà, di giustizia, di solidarietà, di pace, in un dramma del mondo, dell'Europa e del mondo che è stato quello richiamato nel secolo precedente, che ha visto una tragedia immane con milioni e milioni e milioni di morti e tutto da ricostruire. 75 anni dopo, io non so quanto la memoria dell'antifascismo, che pure è stato uno dei grandi temi delle associazioni partigiane, non solo, non so quanto sia stata in grado di reggere la sfida della democrazia, nel senso che ogni anno, ogni giorno di questi 75 anni doveva essere una luce accesa su come si stava svolgendo la democrazia. 75 anni dopo noi siamo in una crisi enorme della democrazia nel nostro paese, e anche in Europa, che è una delle aree dove la luce della democrazia storicamente si è accesa, e naturalmente a livello europeo e globale anche per effetto di tutta la unificazione del mondo, la globalizzazione e la crisi economica. Non solo c'è questa fortissima identificazione, secondo me, tra i valori e le ragioni dell'antifascismo storico, della cultura antifascista e della cultura democratica e di come si è realizzata la cultura democratica fino ad oggi. E naturalmente se dobbiamo pensare a domani, qui bisogna che ci occupiamo della democrazia, non so come, sapendo, la faccio breve, insomma, scientifico, ma per farvi capire. È questo che noi oggi dobbiamo prendere in mano, portandoci dentro le ragioni dell'antifascismo, che sono ragioni fondamentali che io temo abbiamo smarrito in questi decenni. E ci troviamo qui. E poi c'è una seconda considerazione, che anch'io ricordo, insomma, dalla riflessione comune che abbiamo sentito stamattina, voi anche ieri, sentiamo negli ultimi tempi, che questa questione della democrazia oggi si gioca essenzialmente in Europa e si gioca ritornando alle radici della democrazia. Quando 2500 anni fa Pericle, nella piccola piazza di Atene, diceva agli ateniesi: noi non siamo come i nostri vicini, c'erano i dittatori, c'erano nelle città vicine. La nostra Costituzione si chiama democrazia perché qui decidono i più, non i pochi, e aggiungeva, e tutti sono uguali davanti alla legge. Noi abbiamo attraversato notti della democrazia, in Italia in modo particolare. E noi non possiamo che tornare alla cittadinanza di ciascuno e del popolo, che diventa l'arbitro, il sovrano in ogni momento. Può essere ancora il sovrano nella democrazia in una vicenda europea che, a mio parere, si salva come Unione Europea, perché non oso pensare di uscire da questa dimensione. Ma si salva non se si affida o se combatte i pochi che decidono, che hanno le leve soprattutto economiche e finanziarie. Ma l'Unione Europea si salva se c'è una nuova chiamata ai popoli, ai cittadini europei, per poter essere protagonisti. Allora dobbiamo fare molte cose, ragionare, per esempio, darci anche degli obiettivi, per esempio, lo metto così. Vogliamo pensare alle prossime elezioni del Parlamento Europeo in modo che diventino, non lo so, diventa complicato, ma direttamente i parlamentari, non più dei loro paesi, ma di tutti i continenti,
Possiamo pensare all'elezione diretta del presidente del governo europeo, possiamo pensare a un vero governo in cui c'è un ministro degli esteri davvero, c'è il ministro dell'economia e c'è la politica che si misura con le sfide di oggi, per essere capaci. Ma io penso che noi sul versante europeo dobbiamo fare uno sforzo straordinario per portare il senso dell'Unione Europea nel futuro, dopo che abbiamo avuto la storia del passato, dentro la coscienza degli europei come protagonisti di un bisogno enorme di democrazia nel mondo, e intanto la facciamo qui, perché qui c'è anche una storia di rispetto dei diritti fondamentali che se non li facciamo vivere anche nel resto del mondo cominciano a scordarsi. Allora capite, non è che l'AMPI da sola ce la cava se fa qualche riunione, qualche convegno, e perfino se passa il testimone di giovani. Qui c'è da fare un lavoro enorme. E in un momento di estrema debolezza dei partiti, parlo per l'Italia naturalmente, non so come stiano bene dalle altre parti, partiti che ormai devono cominciare a pensarsi a dimensione europea, come soggetti ancora capaci di parlare con la gente. Allora, capite in che condizioni siamo? Si fa fatica, naturalmente, a parlare con la gente. Il quadro italiano è questo. E allora, insomma, io penso che 75 anni dopo noi abbiamo la possibilità di avere una visione di quello che è successo, di quello che è accaduto allora, e di aver capito che la democrazia è esattamente l'antifascismo che continua con tutta la sua capacità di innovazione dentro la storia, e oggi è chiamata a una sfida enorme. Anch'io quindi dico con voi nella riflessione che stiamo facendo insieme che il nostro destino è l'Europa. Questa storia del premio Nobel dato lì, che poi nessuno capisce bene, a parte che non è mica dato solo a Barroso, Baron Boio, è dato ai cittadini europei. Per la ragione che per quello che hanno combinato 75 anni fa e prima, cioè devastando l'Europa, con una guerra spaventosa che è diventata poi la guerra mondiale, roba europea, come sappiamo bene. Ricevere un premio Nobel per la pace non è solo il riconoscimento che dopo, su quei campi di battaglia, si è costruita una dimensione di pace e di relazione sempre più stretta, economica, sociale, politica, ma è un segnale molto preciso. Guardate che l'Europa adesso e domani deve essere un'Europa più politica di quanto non è stata, più democratica di quanto non è stata anche negli ultimi tempi. Compito enorme. Per questo io vedo un legame strettissimo, quasi una sovrapposizione, la memoria della resistenza, la cultura dell'antifascismo, la Costituzione, la democrazia. La democrazia come una domanda continua. Verrebbe da dire, tenendo anche presenti le cose quasi della vita dei giovani, che sono state qui ricordate, della convivenza civile, guardate che quando si dice la parola democrazia ci sono dentro gli elementi fondamentali per cui si sta insieme e non ciascuno per sé. Si prendono in considerazione gli altri, la democrazia che è dei più, è quello spazio per cui gli altri vengono tenuti dentro e non cacciati fuori, con le differenze più varie per una ragione o per l'altra, sono le cose fondamentali. La democrazia ti chiama in causa nella tua responsabilità perché sei tu il cittadino che decide, quindi non puoi tirarti fuori. E ci sono quei valori per cui
si sono pagati prezzi altissimi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di pace, senza i quali, se non vengono vissuti, se non vengono realizzati, l'umanità si sbudella, non so come dire, cioè non c'è alternativa, c'è solo la violenza. Allora, ciò che è accaduto con la guerra mondiale, con la resistenza, con l'uscita verso le costituzioni e la democrazia è qualcosa che è appena cominciato e che deve assolutamente continuare, ma penso anch'io che in questo momento noi abbiamo bisogno assolutamente di rimettere al centro il protagonismo dei cittadini, dei popoli, della responsabilità diretta per i valori e la difesa della democrazia, costruendo anche le architetture democratiche che sono necessarie per il mondo di oggi. La sfida è enorme, perché nel mondo di oggi, in questi anni, ci hanno provato i pochi, e ci sono riusciti a tenere in scacco il mondo intero, a impoverire la gente, la finanza, l'economia, tutti quelli che hanno fatto i loro affari in tutte le parti del mondo e che continuano, vedono come nemici coloro che invece vogliono difendere gli spazi della democrazia. Noi dobbiamo sapere che questa è una sfida, una partita che abbiamo molto forte. E poi cominciando a capire che cosa sta succedendo in effetti alla gente, cosa sta succedendo ai cittadini europei, mettiamola appena così, che le difficoltà anche della crisi economica e la debolezza della politica e della democrazia, bisogna pur dirlo, generano paura e generano anche violenza. Si può chiamare in molti modi, ma la destra in Europa si è alimentata, si alimenta, cresce dappertutto, prende i nomi più diversi, pensate in Grecia l'Alba Dorata e poi in tutti i paesi sta crescendo. La destra in Europa cresce, cioè, non so se chiamarlo una malattia, vorrei più dire oggettivamente, è la sfida tra la democrazia e l'antidemocrazia. Allora come oggi, in termini assai diversi oggi, ma è la stessa cosa. Il dramma è che coloro che hanno vinto la partita allora e hanno affidato il futuro agli strumenti della democrazia, i parlamenti, i governi, oggi si trovano perfino in una politica e una democrazia delegittimate, indebolite, in una crisi profonda. Guardate che noi siamo in un passaggio terribile e non possiamo neanche più dirci qui, al di là dell'impegno delle associazioni, che i partiti politici che sono ancora lo strumento, per quanto tempo, non sono in grado di reggere questa sfida. Stanno nascendo movimenti più diversi, anche questo fa parte della democrazia. Ma io sono d'accordo sul fatto che non possiamo solo star lì a guardare quello che succede, a leggere ciò che vediamo come rischio e non riuscire noi a fare una proposta che sia credibile, che sia forte in mezzo alla gente, che sia l'alternativa. Se noi siamo qui ancora a difendere la memoria della resistenza, a dire ma guarda cos'è accaduto, ma guarda che sta crescendo la destra, e va già bene se ci siamo svegliati, va già bene, ma guardate che è appena l'inizio ed è già tardi. Noi abbiamo assolutamente bisogno di avere in campo una proposta, se volete ancora non maggioritaria, ma che sia davvero credibile, che possa giocarsi le partite politiche dei prossimi mesi. Che lavoro enorme. Sono diventati partiti politici le destre in Ungheria, in Germania, come sappiamo, comunque. Vi segnalo appena, ma lo sapete benissimo, che stanno aumentando in tutti i paesi dell'Unione Europea i movimenti, giovani e non giovani, che usano soprattutto la rete, internet, andate su internet, si capisce benissimo, per diffondere e difendere le idee nazifasciste. Stormfront su internet è un sito dove c'è molto,
noi ci battiamo semplicemente per la salvaguardia dell'identità dei popoli bianchi. Di recente una mia collega di Ferrara ha preparato un'interrogazione che abbiamo sottoscritto in diversi al Ministro dell'Interno perché ci venga a dire cosa sta facendo il governo per tutti i siti su internet di questa natura. Naturalmente non sono mica solo italiani, Capite che l'Europa sta crescendo nei giovani con questa circolarità molto più di quanto non riusciamo noi neanche a capire e a pensare che dobbiamo far crescere i rapporti con gli altri paesi europei, le associazioni, i partiti. Negli ultimi tempi le liste di proscrizione contro gli ebrei su siti sono cresciute, vi ricorderete, contro il ministro Profumo, l'elenco di 163 intellettuali ebrei, italiani, additati come ebrei. Io ho visto da vicino Casa Pound, la zona di Parma, c'è, ma potrei dirvi anche che invece da Bologna a Rimini prospera molto Forza Nuova. Li ho visti crescere, molto crescere dappertutto. Siccome ce li ho lì in casa, mi sono anche trovata a maggio in un verso sera lungo la strada, nel quartiere dove hanno la sede, in mezzo tra il comitato antifascista e la squadra dei 30 che nel primo buio, di corsa facevano la strada per fare l'assalto. Io mi sono trovata in mezzo, mi sono spostata, ma è stata anche l'occasione per fare la seconda interrogazione parlamentare, l'ho fatta nel passato, che era poi la prima su Casa Paolo in Italia, chiedendo al governo se ha la mappatura, che cosa pensa. Devo dirvi che dopo un mese, cosa mai accaduta prima naturalmente, è venuto il sottosegretario all'interno a rispondere. Se volete andare a vedere questa cosa, seguono la vicenda, conoscono, hanno fatto arresti naturalmente, ma mia domanda precisa, lo scioglimento di Casa Pound in quanto disposizione finale 12ª della Costituzione dice vietata la ricostituzione del partito fascista, ci sono molti elementi per questa cosa, su questo punto dello scioglimento la risposta è stata lo si può fare solo a seguito di sentenze penali che ancora non ci sono. Dobbiamo avere lo sguardo molto largo, quindi guardiamo sulle procedure, guardiamo sugli aspetti penali, ma la questione più grossa è quella di tipo politico. A Roma io ho visto blocco studentesco. Beh, no, vi potrei dire che in una scuola del Parmense è la prima lista di una scuola degli studenti, blocco studentesco, che è il braccio di questi movimenti di estrema destra. Avrete letto di recente che vi sono nelle settimane passate in alcuni licei romani, Giulio Cesare, Azzarina, Damiani, Galilei, scorribande di giovani di blocco studentesco di Casa Pound. Credo che i primi a cercare di fermare questa cosa siano stati fidelli, capite che cosa siamo arrivati? Cioè nessuna prevenzione, nessuna capacità di lettura di queste cose. E hanno fatto scorribande per le aule, per i corridoi, gridando al duce e al duce. Allora voglio che il governo non sia assente, è stata una dichiarazione del vicepresidente del Senato Marino Chiti su questa partita. Quindi, ma capite a che punto siamo? E se si va a leggere quello che dicono, che pensano dell'Europa, perché ne parlano, l'Europa autarchica, imparato la lezione dell'Italia di allora, dello Stato etico, per esempio del blocco dell'immigrazione. Io vorrei dirvi soltanto questo episodio. Mi sono trovata pochi anni fa in una cittadina della provincia di Reggio Emilia, Novellara, che ha moltissime etnie di immigrazione, hanno molte associazioni di immigrati, e dove c'è il più grande tempio Sikh d'Europa. Il 2 di giugno il sindaco chiama tutte le associazioni di immigrati, che vi ripeto sono moltissime, a partecipare alla festa del 2 giugno.
ero presente anch'io, ha parlato per tutti un giovane contrubbante del Punjab, un Sikh, il quale ha detto: siamo molto contenti, questa è la nostra festa, perché siamo qui, viviamo qui, lavoriamo qui. Dice: ma io sono particolarmente contento perché mio nonno ha combattuto a Monte Cassino. Cioè, gli inglesi avevano portato nella guerra, quando aveva risalito la penisola, avevano portato anche le truppe, come sapete bene, che venivano dall'India. Questo qui aveva il nonno del Punjab che ha combattuto per noi, per la nostra Repubblica. Noi abbiamo bisogno di lavorare perché cresca nella vita della gente esattamente l'idea di come vanno le cose, di come è stata la storia. Ma se non si fa nessun lavoro, né politico, né formativo nelle scuole, guardate che non c'è più niente da fare. Martinez citava i programmi della scuola spagnola. In Italia, qui passano i governi, ma la storia è sempre questa. Non so se lo sapete che i ragazzi italiani, secondo le indicazioni programmatiche, cominciano a saperne qualcosa, se glielo dicono, del Novecento, e quindi insomma adesso della situazione presente, soltanto in terza media, non se ne parla prima. In quinta sono ancora i Sumeri, gli antichi romani, c'è tutta questa storia che non viene. Ma come si fa a arrivare fino a 12-13 anni senza avere saputo che cosa è successo, quando perfino i genitori, i nonni o i bisnonni ti raccontano le storie della vita? Ecco, noi abbiamo dei problemi enormi per come stiamo gestendo le cose. Sono convinta anch'io che c'è un bisogno notevole di conoscenza di cos'è stato il fascismo, di cos'è stato il nazismo. C'è un'espressione che ho usato e vorrei dirvi. Stato dice: c'è un tentativo di trasformare in banalità e ordinaria amministrazione episodi di un passato terribile. Questa normalizzazione dei giudizi, delle valutazioni, che invece hanno generato quello che è successo. Noi abbiamo bisogno di dire, di raccontare, di sapere, ma sapendo che oggi poi ci sono delle insidie ulteriori, perché è ben vero che per esempio Casa Paolo ha una seconda faccia che anzi cerca di inserire sui siti, togliendo la prima, quella della propaganda nazifascista, sulla base della quale io ho fatto le interrogazioni, e siccome li citavo per il sito che avevano già qualche anno fa, mi hanno querelato perché dicono che non è più vero che loro fanno propaganda nazifascista, perché adesso loro assumono una dimensione sociale. Che ci veniva raccontato. Sono andati a fare i banchetti tra i terremotati dell'Emilia e si sono messi lì a disposizione. Allora, voi capite che noi abbiamo un problema enorme, insomma, nel nostro paese, e la politica e la cultura devono prendere in mano la situazione, perché noi siamo già al di qua della linea di sicurezza, non so come dire. E vorrei finire dicendovi, richiamando le parole di un'intervista a Klaus Hoffe, un sociologo tedesco erede della scuola di Francoforte, che è apparsa in questi giorni sul Corriere della Sera. Proprio perché noi abbiamo un bisogno estremo che la politica e la democrazia diventino le protagoniste in Europa, dentro la crisi, quello che lui ci dice è questo. Lo scenario da incubo che vi prefiguro è che vedremo risorgere in Europa una forma di autoritarismo simile a quella degli anni 30, in un gruppo di paesi europei, 5 almeno, Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria e Grecia. C'è una tradizione di autoritarismo specifica dell'Europa sud-orientale e abbiamo bisogno dell'Unione Europea per controllarlo e resistervi. Lo vediamo all'opera adesso in Romania e in Ungheria.
Per i democratici europei l'Europa è sempre stata una forza civilizzatrice che prende, mantiene ed esercita il controllo sulle tendenze patologiche che la storia ci ha fatto conoscere. Diciamo pure che noi abbiamo delle tendenze patologiche. L'Unione Europea nella sua struttura democratica è quella che affronta queste patologie. Abbiamo bisogno dell'Europa per controllare le passioni e le patologie dei diversi Stati membri, in particolare la Germania. Quindi abbiamo bisogno di un'autorità europea, un governo europeo, una quasi federazione europea. Insomma, lui dice anche, e io sono abbastanza d'accordo, non so Martinez, forse no, ma insomma, ciascuno ha le sue percezioni. Lui ha la sensazione che oggi l'autorità più forte europea per tenere legata l'Unione Europea è la BCE, ma aggiungo è un'azione di supplenza che può non essere quella decisiva per il futuro. Però capite il punto in cui siamo arrivati? Che se non ci fosse stato neanche questo saremmo alla disgregazione. E io sono convinta che se ci fosse la disgregazione dell'Europa o l'uscita dall'euro, tutte quelle cose che sentiamo dire, vince la destra, evidentemente. Cioè quella politica lì ha un solo sbocco, che è lo sbocco della destra. Finisco solo dicendovi che la nostra responsabilità è enorme. Quando pensiamo e quando penso all'Unione politica, penso all'origine di quel sogno e dico che anche oggi la politica dell'Unione Europea deve essere la politica che sa cosa sono le disuguaglianze e le combatte, che sa cos'è il valore e il rispetto della persona e su quello fonda le sue politiche, che sa cosa sono i diritti, che sa cos'è la legalità. Se guardo solo all'Italia mi viene da dire dov'è finita la moralità della resistenza rispetto alla illegalità, alla corruzione che non solo è fuori in mezzo ai privati, alla società, ma è dentro le istituzioni e la politica. Cioè vorrei dirvi che siamo dentro un dramma e non lo so se potremo recuperare, cioè non è mica una passeggiata adesso andare alle elezioni, è questa cosa qui. D'altra parte le vicende dei popoli, di società, manifestano una responsabilità anche di natura culturale. Sono pagine bellissime del teologo Bonhoeffer, ammazzato qui a Flossum, resistente tedesco della Chiesa confessionale che ha partecipato all'attentato a Hitler, insomma. Bonhoeffer nel 43 scrive un breve saggio, bilancio di un decennio, 33-43 di Germania, e dice in questo bilancio di un decennio ci mette un capitolo molto interessante sulla stupidità della gente, delle forze, delle persone. Noi abbiamo bisogno di riscoprire la democrazia anche come capacità di dare consapevolezza ai cittadini, e la consapevolezza è qualcosa di esigente. Beh, 20 anni dopo il berlusconismo, che non è ancora finito il berlusconismo, anzi secondo me è ancora tutto lì, voi capite da questo punto di vista l'istupidimento che cosa ha significato. Insomma, noi abbiamo davanti una responsabilità enorme. Se penso alla formazione dei giovani, se penso all'esempio delle generazioni adulte, c'è di che tremare. Direte, e allora cosa facciamo? Io penso che ci sono tutte le condizioni perché noi possiamo di nuovo affrontare la sfida, però dobbiamo esserci in campo con il grande patrimonio dell'esperienza del passato che ha fatto il cambio. Mi verrebbe perfino da dire, ma so che si aprirebbe una discussione infinita e naturalmente però ve lo dico, io ho l'impressione che noi siamo in un passaggio adesso politicamente parlando, una specie di stagione badogliana, non so se mi spiego. Perché il dramma, la caduta di un sistema, travolti anche dal berlusconismo, è tale che insomma c'è uno che traghetta, capite com'è? Insomma, badoglio, chiaro, condizioni assolutamente diverse. Adesso il problema è la politica.
quella che diventa espressione della volontà dei cittadini, volontà democratica, volontà di fiducia verso il futuro, ma volontà anche di assumersi responsabilità e di cominciare a vedere se non ha sbagliato anche la generazione adulta a non investire sulle nuove generazioni e a rassicurarsi sul proprio successo e senza preoccuparsi di quello che sarebbe accaduto. Insomma, questo è un tempo in cui bisogna sicuramente reagire. La memoria è fondamentale, ma non so come dire, preferisco pensare che è il presente che illumina il passato. Se tu nel presente ti fai domande radicali, le domande giuste, tu vai a scoprire il valore di quella memoria. Noi di solito abbiamo sempre pensato che bastava ricordare cos'è stato, che dopo si imparava così. Non è vero. Le grandi domande bisogna saperle porre adesso, sul presente. E adesso quindi, come vi ho detto, io penso che l'antifascismo debba essere identificato con la vita della democrazia e con la partecipazione. Anch'io penso che la Costituzione, ma non solo nel suo racconto, nel suo valore di fondo, è un elemento fondamentale per ripartire, per riprendere un discorso. Non è un caso, e dovremmo anche cogliere questa opportunità. Mi pare che sia il 17 novembre, giù di lì, Benigni in televisione racconterà la Costituzione. Alcuni segnali di un cambiamento possibile, ma c'è molto da lavorare. E naturalmente speriamo che anche i grandi eventi mondiali dei prossimi giorni, 6 novembre negli Stati Uniti e anche il congresso cinese, per dire, è una cosa enorme, vada in una certa direzione, perché se andasse in un'altra direzione noi saremmo a un rischio enorme sull'Europa, sul Mediterraneo, sul Medio Oriente, ma rischio enorme. Quindi l'ultimissima cosa che vorrei dire, so che può essere un discorso, insomma, mi aprirebbe un lungo capitolo. Martinez, almeno in Italia, la Chiesa cattolica, chiamiamola così, nel Novecento è stata ambigua talvolta, fascismo, ma ha dovuto anche incontrare la democrazia e non pochi suoi preti e laici sono stati protagonisti nella resistenza. Noi abbiamo bisogno in Italia di lavorare perché il futuro democratico dell'Italia veda anche le aree cattoliche, diciamo così, protagoniste della democrazia, perché se no ho l'impressione che si fa capire, insomma, quindi capite qual è lo scenario. Ma siccome è già avvenuto una volta ed è avvenuto bene, perché siamo riusciti insieme a parlo da proveniente dal mondo del cattolicesimo democratico, che però non appena, non solo ha realizzato l'unità della resistenza, ma tutte le volte che successivamente ci sono stati dei gravi rischi in Italia, perlomeno una parte, è stata con la difesa della democrazia. Noi dobbiamo avere questa visione larga, perché in Italia abbiamo un pluralismo politico che ha bisogno di coagularsi intorno ai grandi obiettivi democratici. E non è fatto, come dire, di un solo colore, naturalmente. Ma dicendo questo, dico anche che so la fatica che si è sempre fatta fuori e dentro la Chiesa per poter affermare questi obiettivi, insomma, questi valori. Ci siamo ancora qui, ma non bastiamo più noi, questo è evidentissimo. Abbiamo bisogno di lavorare molto di più di quanto non facciamo. Abbiamo bisogno di fare in modo che i giovani siano veramente protagonisti, ma qui capite che non è solo un episodio per la democrazia, per la memoria, qui è un'intera generazione di adulti che ha fallito il suo rapporto con i giovani e quindi è un dramma enorme, è un dramma che richiederebbe anche il riconoscimento di questa cosa ben di più di quanto non avvenga. Insomma, il cammino che abbiamo davanti è un cammino sul crinale di sfide grandissime, ma io sono convinta che se una volta è accaduto nelle condizioni in cui eravamo, che hanno vinto i valori dell'umanità, io sono convinta che anche adesso in Europa, in Italia e nel mondo sia possibile giocare la partita e perfino vincere.
Soliani, noi faremo gli atti di tutto quello che è stato detto oggi e ieri a Milano, sia cartacei che digitali, e questi diventeranno uno strumento, a proposito del rapporto con le scuole e del fatto che tutti i punti ampi dovranno utilizzare per un nuovo approccio a queste tematiche. Io ricordo però che ci sono due leggi in Italia, la legge Scelba, che l'articolo 9 dice che nelle scuole va insegnato il fascismo e l'antifascismo. Credo che da parte del Parlamento, non so, anche questo vada la pena di fare un'interrogazione, perché questo articolo della legge Scelba in realtà non viene realizzato nei programmi scolastici. La seconda questione, fermo restando che questione sempre politica e culturale, però ci sono state recentemente in Italia due sentenze di Cassazione che, partendo dalla legge Mancino, hanno condannato manifestazioni di neofascisti non solo come usano fare i prefetti e i questori quando c'è una ragione di ordine pubblico o quando c'è una violenza palese, ma argomentando in questo modo: poiché chi oggi in qualche modo si dichiara connivente o sostenitore del fascismo sostiene l'idea razzista, perché il fascismo ha emanato le leggi razziali, e poiché la legge Mancino è proprio contro le manifestazioni razziali, sono state formulate delle condanne di Cassazione. Ora, questi strumenti vanno conosciuti e utilizzati. Ripeto, la questione è sempre politica e culturale, però anche queste cose non farebbe male che entrassero nello spettro complessivo del contrasto a queste cose qua di cui abbiamo parlato oggi. Adesso darei la parola a Fabio Cani, che illustrerà il monumento al quale poi, dopo il suo intervento, ci recheremo per portare una corona, e dove spero che un saluto Martinez ci dia, e finiremo così questa mattinata. Quindi la parola a Fabio Cani. Grazie, grazie a tutti e a tutti di essere qui, anche perché da Comaschi annettiamo molta importanza a questi due giorni, milanese all'inizio e Comaschi alla fine, proprio per ritrovare l'importanza che ha a questo monumento. Allora, non ho intenzione di tenervi né una visita guidata, anche perché poi il monumento è là e si può vedere, né tantomeno una lezione di storia dell'arte, per quanto breve. Vorrei solo ripercorrere rapidamente la storia di come è stato costruito il monumento alla Resistenza Europea, perché mi sembra che abbia degli elementi interessanti di riflessione. Allora, la prima cosa è che il monumento alla Resistenza Europea non è il primo monumento alla Resistenza di Como. Questa è una cosa che ci siamo ripetuti anche noi qui in città ripetutamente, ma che non è vera, perché Como aveva fin dal 1955 un monumento alla Resistenza, che è una tomba monumento ai caduti della Resistenza al cimitero monumentale, che è il segno, anzi, come dire, è forse l'ultimo episodio dell'onda lunga delle celebrazioni pubbliche seguite alla liberazione, che sono soprattutto celebrazioni di carattere funerario, diciamo così, una cosa che forse oggi all'inizio del terzo millennio ci appartiene molto poco, ma che alla fine degli anni 40 era invece molto sentita. Quindi non solo ci sono stati i funerali pubblici dei martiri della Resistenza dopo la liberazione, quindi a distanza anche di 2-3 anni dalla loro effettiva morte, dalla loro effettiva uccisione, ma ci sono state anche le inaugurazioni delle tombe. Allora, la tomba di Caronti a Flevio, la tomba di Clerice Zampiero a Cadorago, che viene inaugurata il 25 aprile del 47 con una grandiosa cerimonia pubblica, così come la tomba di Giancarlo Poeca Passavalli a Lambrugo, che ha un tratto che è bellissima, con un calvario dello scultore milanese Mario Negri, che è veramente molto bello. Sono monumenti di memoria civile, non sono semplicemente tombe. Questa di Como, progettata dall'architetto Zuccoli, Luigi Zuccoli,
consigliere comunale comunista, oltre che ultimo esponente del mondo dei razionalisti comaschi, è una tomba monumento che però vuole essere monumento di memoria civile. 20 anni dopo, nel 1975, allo scadere del trentennale della liberazione, si avvia il processo che porterà alla realizzazione del monumento alla resistenza europea di Como. È interessante perché in una primissima fase questa iniziativa viene tenuta molto saldamente in mano dal Consiglio Comunale nel suo complesso. Non è un'iniziativa che parte da un assessore, da un sindaco, anche se ovviamente ci sono delle insistenze, a tratti persino delle testardaggini, ci sono delle precise volontà, ma c'è però una identificazione del Consiglio Comunale molto forte, tanto che il Consiglio Comunale prende delle decisioni anche, tecniche. È il Consiglio Comunale che nel momento in cui si decide che si farà un concorso nazionale per la realizzazione del monumento, e anche questo è interessante perché il concorso è uno strumento, tra virgolette, se mi passate il termine, di democrazia artistica. Pensate all'importanza che ha il concorso per il memoriale alle Fosse Ardeatine subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. È uno degli elementi, è uno degli episodi centrali della storia dell'arte di impegno civile in Italia. Teniamo a mente questo. Allora, il Consiglio Comunale decide per esempio che la collocazione del monumento è libera. Decisione francamente curiosa, ma vi basti per pensare a come entrava nel merito delle cose. Allora, il concorso viene nel 77, finisce nel novembre del 77 ed ha un esito deludente. Nessuna delle proposte presentate è francamente significativa. È un concorso che scompare rapidamente dalla memoria della città, tanto che ho impiegato non poca fatica a recuperare i documenti di questo concorso. Li trovate tutti, quelli che ho recuperato, le immagini, in quel libretto che avete avuto, se non avete avuto, recuperate, che abbiamo fatto appunto per valorizzare i luoghi della memoria della resistenza all'antifascismo nella provincia di Como. L'esito è deludente. Alla fine del 77 la commissione giudicante del concorso decide che il concorso non avrà seguito e semplicemente segnala due progetti. Questo è il progetto dell'architetto Zuccoli, lo stesso del monumento di prima, ma sono passati 20 anni, si vede. Architetto Luigi Zuccoli insieme all'architetto Piercarlo Noè, e questo invece è l'altro progetto segnalato del geometra Eraldo Testori. Il concorso è nazionale, ma curiosamente non partecipa, si direbbe, nessun grande nome, neanche di quegli artisti vicini alla sensibilità del movimento antifascista, neanche di quegli artisti magari locali che hanno partecipato ai concorsi precedenti. Faccio un nome solo perché è abbastanza noto: lo scultore Francesco Somaini di Romazzo, che è poi diventato uno dei grandi, grandissimi scultori del Novecento italiano, partecipa con uno straordinario progetto al concorso per il memoriale alla resistenza di Cuneo con Lucio Fontana e l'architetto comasco Ico Parisi, non partecipa a quello di Como. Curioso, ma è così. Alla fine del 77 sembra che la cosa vada a morire. Tra l'altro, non è che proprio la città sia, coram populo favorevole a questa cosa. C'è ovviamente l'opposizione delle destre, ma c'è anche una nutrita perplessità da parte delle sinistre. L'ho già detto, quindi mi posso ripetere, io ero tra quelli che non era favorevole al monumento alla resistenza, lo consideravo nel 77, tenete conto degli anni, un inutile omaggio monumentale. La resistenza si difende nelle lotte, nelle piazze, negli scioperi, non con i monumenti. Sono contento che non mi abbiano dato retta, ma questo riguarda la mia storia personale. Nel 77 rischia di morire tutto, tanto che qualcheduno si muove,
il parlamentare comunista Vincenzo Corghi interpella Manzù, che non ha ovviamente partecipato al concorso, per dirgli: tu saresti disposto a fare il monumento alla Resistenza di Como? E Manzù gli dice: certo, come no, perché se lo chiedete. Ed è divertente perché il sindaco di Como, avvocato Antonio Spallino, uno dei grandi artefici di questo monumento, che si incarica di scrivere una lettera, capolavoro di democrazia, in cui dice: caro maestro, sono molto contento che lei si dica disponibile, peraltro lei conosceva mio padre, il senatore nonché ministro Lorenzo Spallino, tanto che noi abbiamo un suo bozzetto in casa, tra l'altro spettacolare, questo è un altro discorso. Dice però: l'amministrazione sta seguendo un'altra strada. La strada è quella della formazione di una commissione di esperti, che sono i più bei nomi della critica artistica impegnata di allora: Gillo Dorfles, Carlo Bertelli, Vittorio Gregotti, Pierre Stanì, Maurizio Calvesi, che sono stati incaricati di trovare una soluzione. La soluzione viene trovata qualche mese dopo, ed è indicare un possibile autore del monumento, Gianni Colombo, giovane scultore milanese. La proposta è francamente audace. Gianni Colombo è un artista d'avanguardia, e questo è un altro elemento di riflessione: non guardano indietro, guardano avanti. Gianni Colombo è un artista tra virgolette concettuale, era uno di quelli che tirava filini, spegneva le luci, diceva di fare delle cose piuttosto che altre, ma francamente, come autore di un monumento alla Resistenza, c'è voluto un bel coraggio. Gianni Colombo incredibilmente accetta, e questo è un altro bel pezzo di storia, perché di fronte a una sfida molto forte, un artista d'avanguardia, ripeto, un artista che si era confrontato con opere da camera, si direbbe, accetta questa sfida. La commissione indica tre possibili collocazioni. Una è la diga foranea nel primo bacino dell'Aglio. La seconda è la piazza Verdi, quella piazza che sta dietro il Duomo, tra il Duomo e l'ex casa del Fascio. La terza è la piazza davanti alla stazione. Due di queste tre proposte sono audacissime. Una la diga in mezzo al lago, l'altra il luogo come dire, monumentalmente più rappresentativo della città per farci un monumento alla Resistenza, devo dire, piuttosto audace. Anche questo è una cosa su cui meditare. Noi che tiriamo sempre indietro le mani, noi che diciamo no, però stiamo attenti a non modificare troppo il contesto. Gianni Colombo sceglie la diga, fa un primo progetto radicalissimo, che è questo, una lama infissa nella rotonda finale, tutte queste immagini le trovate, e delle linee, scie di luce sott'acqua. Ti ha detto Gianni, va bene che sei un artista d'avanguardia, ma non esageriamo. Nessuno ha avuto il coraggio di dirgli no, grazie. Si è adottata la soluzione pilatesca, che è quella di incaricare la sovrintendenza di monumenti e al paesaggio, che dice no, non è il caso. Anche qui Gianni Colombo non si perde d'animo e sposta il monumento sulla riva, ed è quello che abbiamo adesso. Questa girandola di tre scalee con i gradini che cambiano, con questa idea del percorso, con questa idea della concentrazione, in un primo tempo doveva avere un rapporto anche con la diga, che poi è venuto quasi completamente a mancare, e al centro le tre lastre di acciaio Corten con le frasi dei condannati a morte alla Resistenza europea. Ecco, è in questo momento che il monumento alla Resistenza di Como, che poteva essere l'ultimo monumento alla Resistenza italiana, diventa il primo monumento, e per il momento, per quanto ne so io, unico, spero di no, ma noi continuiamo a ripetercelo che è unico, il primo monumento alla Resistenza europea. I documenti non dicono né come né perché, né chi ha avuto questa idea geniale, però anche questo è
un grande insegnamento, la capacità di spostare le cose, anche se poi l'esito è paradossale per alcuni versi, perché questo monumento rischia a livello nazionale di non essere percepito come un monumento alla resistenza. Vi cito una piccolissima cosa, ma il libro di Luciano Calmozzi, Monumenti alla libertà, La pietra, 1986, che è il libro che celebra tutti i monumenti alla resistenza in Italia, tiene quello di Como separato, in appendice. È curiosa questa cosa. Però, intanto, il monumento alla resistenza europea c'è. Non sappiamo neanche, anche qui i documenti purtroppo tacciono, come sono state scelte le frasi e le comunità nazionali, perché non sono esattamente nazioni, che sono iscritte nelle lastre con le frasi tratte dai condannati a morte. Era un argomento su cui ero molto interessato, che invece non sono riuscito ad approfondire, perché per esempio ci sono delle mancanze. Una mancanza molto imbarazzante, soprattutto a doverla dire oggi con Miguel Martinez qui da noi: non c'è la Spagna. Perché non c'è la Spagna? Perché non c'è la Spagna tra i popoli che hanno combattuto il fascismo? C'è l'Austria, c'è l'Ungheria, c'è la comunità degli ebrei, giustissimo, ma non c'è la Spagna. Curiosissimo, fa niente, non sappiamo chi ha scelto questo. Non sappiamo che percorso è stato seguito, purtroppo. Sappiamo che a un certo punto, per esempio, ci si attiva per recuperare gli originali, perché la scelta viene fatta sulla base del libro curato da Giovanni Pirelli sulle lettere condannate a morte alla resistenza in Europa, ma lì sono ovviamente tutte tradotte, quindi anche questo è interessante. Il direttore, l'allora direttore della biblioteca comunale, viene mandato a Torino alla casa editrice di Naudi a cercare di recuperare gli originali, che non ci sono, ma poi evidentemente sono ritrovati. Il monumento viene inaugurato il 28 maggio 1983 dall'allora sindaco di Como, avvocato Antonio Spallino, davvero uno dei grandi artefici di quest'opera, insieme all'istituto di cui mi onoro di far parte, che è l'Istituto di Storia Contemporanea, ma allora Istituto per la Storia del Movimento di Liberazione, promosso da Giusto Perretta, figlio di uno dei martiri della resistenza comasca, e quel momento lì nel 1983 è davvero un momento molto importante per la storia, per la storia presente di questa città, per il legame che non deve mancare tra quella che è stata la nostra storia recente e il nostro presente. Il monumento viene poi rielaborato parzialmente anche negli anni a seguire, anche perché le frasi tratte dalle lettere dei condannati a morte sono in un primo tempo pensate proprio come elemento di provocazione artistica, e poi vengono progressivamente adattate anche ad elemento, diciamo così, di didattica, per cui vengono tradotte e rimpaginate alla base del monumento, proprio perché tutte le possano apprendere. Questa rielaborazione, piccola rielaborazione dell'intorno del monumento, viene fatto da un architetto comasco, Franco Lastelboggino. Finisco leggendovi la lettera da cui è tratta la frase di Pier Amato Perretta, appunto, comasco, magistrato, martire della resistenza, che è la frase che rappresenta l'Italia sul monumento alla resistenza europea di Como. È una lettera che tutte le volte che leggo trovo straordinaria. È una lettera non di un condannato a morte, nel senso che è una lettera scritta prima, è scritta il 10 agosto del 43, in quel periodo tra il 25 luglio e l'8 settembre, la scrive al figlio prigioniero di guerra degli inglesi in India, quel Giusto, che poi sarà appunto l'animatore dell'Istituto della Storia Contemporanea di Como. Carissimo figliolo, conoscerai già gli ultimi avvenimenti italiani. Il fascismo è finito per autointossicazione, dopo aver avvelenato tutte le sorgenti di vita materiale e morale della nazione.
il bubone è crepato, ma la disinfezione sarà ancora lunga e penosa. Molti oggi esultano, io che non mi sono mai curvato al dispotismo, sorrido amaramente pensando che troppi italiani e per oltre 20 anni non hanno saputo difendere la loro libertà di cittadini e la loro dignità di uomini. Occorrerà una lunga penitenza per lavare quest'onta e per debellare non solo il fascismo come partito, ma le cause che lo produssero e lo sostennero. Questa tremenda esperienza avrà giovato a qualche cosa? Si impone una rieducazione profonda e costante, altrimenti nemmeno questa lezione servirà. Questa è la frase che è incisa nel Monumento alla Resistenza Europea. I fatti dimostrano che io, ascoltando solo la voce della mia coscienza, non ingannavo nessuno e tantomeno voi. Basta un raggio della verità ormai palese a tutti per cancellare il ricordo delle tribolazioni patite. Anche a voi giovani si presenta un compito arduo, ma se la vostra vita sarà illuminata da un vero ideale e non da un fuoco d'artificio, potrete ancora trovare il benessere e la felicità. Io spero che tu possa più presto essere al mio fianco, compagno di lotta per le vie del progresso. Grazie. Grazie. Ora ci trasferiamo. Posso pregare il professor Cani di dire che fu inaugurato da Sandro Pertini? Mi sembra che valga la pena. Bravo! Questa cosa me la dimentico sempre, perché per noi è normale. L'avvocato Spallino alla presenza del Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Allora ci becchiamo un momento.